Benvenuti. Oggi inauguriamo il nostro centro clinico in EWR. Siamo contenti di farlo alla presenza di tanti colleghi con cui lavoriamo e collaboriamo. E siamo contenti di farlo in presenza anche. Però prima di introdurre i relatori volevo un po' raccontarvi com'è che siamo arrivati qui, com'è che abbiamo deciso insomma di fondare questo centro clinico. Allora, alcuni di noi hanno conosciuto Omer, il modello NVR, nel 2018, durante un seminario organizzato dalla Scuola Mara Selvini Palazzoli. In quell'occasione Omer presentò il paradigma della nuova autorità e della resistenza non violenta. Un approccio rivolto ai genitori, educatori, insegnanti, per la gestione di bambini e adolescenti con comportamenti violenti. L'anno successivo, quindi nel 2019, con l'associazione Il Melo e la cooperativa Paradigma abbiamo organizzato un seminario invitando Omer e quindi conoscendolo personalmente. In quell'occasione abbiamo anche conosciuto Daniele Piacentini, che questa sera interverrà e che ha curato le traduzioni dei libri di Omer. L'interesse da parte nostra per il modello è stato immediato, oltre a essere stati colpiti dal forte carisma però di Omer stesso. Ci sono stati subito evidenti il suo entusiasmo, la sua passione, la sua incisività comunicativa e la dedizione che trasmette per questo lavoro, l'impegno che lui mette davvero per diffondere i benefici rivolti ovviamente ai genitori e nella relazione con i propri figli. È cresciuto il desiderio da parte nostra di approfondire ulteriormente il modello attraverso una formazione di primo livello che era stata programmata in presenza ma cadeva nel 2020 e quindi l'abbiamo fatta online con Tal Fischer e Irit Shore. Abbiamo iniziato quindi ad applicare il modello di Omer nei casi clinici, ma non solo, nelle comunità per minori, nei progetti di educativa territoriale a sostegno delle famiglie fragili. E allora adesso volevo dirvi solo, insomma, brevemente quali sono stati gli aspetti del modello di Omer che ci hanno colpiti. Prima come genitori, perché immagino che molte delle mie colleghe e colleghi qualche volta qualche sittino, qualche annuncio l'abbiano fatto a casa, e poi come professionisti che lavorano con le famiglie, con i genitori che vivono situazioni difficili con i figli. Innanzitutto il primo aspetto è quello riferito alla nuova autorità. Omer propone un concetto di nuova autorità che si discosta molto dal modello dell'autorità tradizionale come insomma abbiamo conosciuto in passato. L'autorità tradizionale era supportata da principi quali l'obbedienza, la distanza emotiva, il controllo in un contesto spesso di assenza di dialogo. Nel modello dell'autorità tradizionale i genitori dettavano le regole, i figli obbedivano. Nel modello della nuova autorità che propone Omer, alla distanza emotiva si contrappongono i concetti di presenza, di cura vigile, al tema del controllo, quello dell'autocontrollo. Alla punizione, considerata l'esercizio di una forma di controllo, si contrappone al rinforzo, quindi la valorizzazione degli aspetti positivi del bambino, dal ragazzo. Come però avviene tutto questo? Il modello NVR offre la possibilità di aiutare gli adulti, i genitori e gli educatori a contenere e stabilizzare i comportamenti acuti dei figli, basandosi principalmente sull'autocontrollo, sulla perseveranza, la resistenza e la prevenzione dell'escalation, oltre alla costruzione di una rete di sostegno. Adesso ve li racconto un po'. Rispetto all'autocontrollo, Stefano Cirillo, nella prefazione del libro La Nuova Autorità, che è stato il primo libro tradotto in italiano, scriveva proprio questo: non ci si concentra sul sintomo del bambino, ma sullo stile relazionale ed educativo del genitore. Difficile controllare i bambini, possibile talvolta o necessario l'autocontrollo dell'adulto. Quindi il cambiamento delle reazioni dei genitori rappresenta il principale strumento di intervento. Perseveranza e resistenza. Omer introduce concetti di perseveranza e resistenza, quindi la capacità dell'adulto di resistere nelle situazioni che innescano conflitti ed escalation. L'adulto riesce così a rimanere al di fuori della tempesta in cui spesso il bambino e i ragazzi lo trascina, ci trascinano, ci travolgono, trovando le energie per ancorarsi, stabilizzarsi, imparando a battere il ferro quando è freddo, quindi la necessità di differire la risposta per usare le parole di Omer. È una proposta che permette quindi ai genitori di affrancarsi sia da precedenti strategie frustranti, che
che spesso esitano anche in agiti aggressivi da parte dei genitori, ma anche evita di abbandonarsi all'impotenza e alla convinzione di aver fallito nel proprio ruolo. Quindi, come dire, è una proposta che va oltre quelle che sembrano essere ormai le uniche risposte che conoscono i genitori talvolta, e cioè o di aggressione o di fuga, in qualche modo di resa. L'escalation è la rete di supporto. Spesso i genitori sembrano ipnotizzati, lo vedrete spessissimo nel vostro lavoro, dalle parti negative dei figli. Arrivano addirittura a etichettare il proprio figlio come il problema che porta. E con questo clima il malessere e le situazioni di escalation tendono ad aumentare. Un altro strumento è rappresentato dalla rete di supporto. Spesso, anche qui nel nostro lavoro, conosciamo famiglie, ci siamo confrontati con situazioni di famiglie che vivono in una profonda solitudine. Famiglie appunto sole a dover gestire situazioni gravi, importanti, più grandi di loro. E la solitudine, l'assenza di supporto esterno alla famiglia, al circolo del silenzio, ovviamente alimentano le situazioni di escalation, portando quindi ad una svalutazione del ruolo genitoriale. Tenendo conto che escalation per periodi prolungati innescano dinamiche per cui alla fine l'adulto si ritira dalla relazione, smettendo di svolgere il proprio ruolo e il bambino viene visto come cattivo o con motivazioni cattive. Costruendo una rete di supporto, i genitori non si percepiscono più soli, si sentono legittimati e quindi liberi di agire. Vengono meno gli elementi di segretezza e vergogna, perché molto spesso la solitudine in cui queste famiglie vivono più che altro è dettata da un senso di vergogna, da non voler condividere con i familiari, con le persone che ci sono intorno, le difficoltà che si stanno vivendo in casa. Per queste ragioni, durante il percorso che viene proposto alle famiglie, ampio spazio è dedicato alla costruzione di una rete di sostegno, rappresentato da persone vicine a tutta la famiglia. Quindi familiari, amici, persone che appartengono, fanno parte del contesto scolastico o sportivo. La rete di sostegno ha la possibilità di intervenire praticamente, proprio in maniera molto attiva, attraverso messaggi, attraverso telefonate, proponendo delle attività ai ragazzi, con l'obiettivo non di rimproverare i bambini o i ragazzi, ma facendo interventi positivi, che comunque confermano l'allineamento con la posizione dei genitori. Quindi in conclusione, l'utilizzo del modello nella nostra attività clinica e come dicevo prima, anche nei contesti educativi, nelle comunità, i momenti di confronto e di supervisione, insomma, sono stati uno stimolo molto importante che ci ha portato poi a decidere di come dire, creare questo centro NVR qui in Italia. Oggi ci saranno come relatori Stefano Cirillo. Dottor Stefano Cirillo, che è co-direttore della scuola di psicoterapia Marasellini Palazzoli, come vi dicevo prima, lui ha curato la prefazione del primo libro di Homer tradotto in Italia. Diamo la parola a Stefano Cirillo. Sì, pronto? Ok. Ok. Allora, volevo anzitutto salutare Haim, il professor Homer, sono molto contento di vederlo, spero che stia bene, che anche non abbia più preoccupazioni per i problemi di salute nella famiglia. E poi ringraziare Rosa Napolitano e Daniele Piacentini e Dario Merlino per questo invito. Mi limiterò nel congratularmi per la nascita di questo centro a sottolineare alcuni aspetti che, come si diceva prima, ho cercato anche di mettere in luce nella mia prefazione al primo libro di Homer. Anzitutto, quello che mi sembra fondamentale in questa proposta è di non illudersi che ci sia una motivazione al cambiamento da parte dell'adolescente. Questo, secondo me, è il primo insegnamento della terapia, familiare, fin dalla sua nascita negli anni 50 negli Stati Uniti, quando
gli psichiatri delle cliniche residenziali per giovani psicotici e sulla costa orientale Ackerman e altri terapeuti di bambini hanno cercato di mettere a punto una tecnica, un modello, una forma di pensiero su come intervenire con pazienti o troppo gravi o troppo giovani per profittare di un trattamento individuale. E quindi gli adolescenti violenti rappresentano classicamente quella percentuale di casistica clinica che non è suscettibile di formulare una domanda di aiuto per sé, persone che non potrebbero essere aiutate se non scendessero in campo i loro genitori. Che cosa significa proporre un intervento ai genitori che sono, come si è detto, scoraggiati da una parte e irritati dall'altra? Perché è ovvio che dopo lunghi periodi di braccio di ferro infruttuoso coi figli possono essere invasi da entrambi questi sentimenti, la frustrazione, la rabbia da una parte, la rassegnazione, la depressione dall'altra. Il senso della scommessa di Homer è quello di puntare sul cambiamento dei genitori. Io chiamo questo tipo di terapia, che si avvicina molto con pazienti diversi e con patologie diverse, anche a quella che faccio io, cambiare se stessi per cambiare i figli. Cioè il cambiamento è il cambiamento del genitore, il cambiamento dei genitori. Sono loro che sono motivati a cambiare, sono loro che possono cambiare, e in una fase in cui la personalità del figlio, il comportamento del figlio è fortemente ancora influenzata dall'appartenenza al gruppo familiare, il cambiamento dei genitori può ripercuotersi anche relativamente rapidamente in un cambiamento dei figli. Un'altra sottolineatura dell'intervento che viene proposto da questa terapia non violenta, su cui mi trovo profondamente sintonizzato anche per tutti gli anni di lavoro che ho fatto con le famiglie maltrattanti al Centro per il Bambino Maltrattato, è la distinzione filosofica e etica, prima che tecnica, tra gesto e persona. Il gesto violento è condannato senza ambiguità. Questo non significa mai la condanna della persona come tale, e c'è quindi uno sguardo rispettoso e benevolo al funzionamento globale della persona. Quello che a me ha inizialmente sconcertato, e credo che sia un punto su cui il nuovo centro che state avviando dovrà riflettere, è il fatto che venga scelto consapevolmente di non affrontare il problema delle cause della violenza, ma che si lavori, come la terapia di Eija Hasen, che io sono andato a visitare a Londra, al Marlborough Family Therapy Group, che lavora appunto con genitori maltrattanti, anche qua si può considerare una terapia basata sulla soluzione, non una terapia basata sul problema. Capite che questo per molti psicoterapeuti è qualcosa di sconcertante, riconosco di essere stato inizialmente sconcertato anch'io,
perché noi abbiamo avuto tutto un training invece che ci invita a capire da dove venga il problema, se abbia una radice più di tipo personale, individuale, una origine sistemica basata sul funzionamento della famiglia, magari in un'ottica trigenerazionale, in un sistema di attaccamento che si è andato strutturando in maniera disregolata e così via. Invece la scelta di questo modello terapeutico, come dico, è una scelta di privilegiare la soluzione, ma questo non è una visione riduttiva. Inizialmente io temevo questo, che togliesse il senso della complessità e che avesse un'ottica troppo ristretta. Invece, se ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio, che è il genitore che deve cambiare se stesso, questo significa in maniera implicita e perciò più potente che il genitore cerca di rimuovere le cause senza volerlo e senza saperlo. Ma se sta cambiando se stesso, sta introducendo un fattore correttivo di un funzionamento familiare che è stato fin lì fallimentare. L'altra cosa con cui voglio chiudere è che un aspetto che a me ha molto colpito in questo nelle opere di Homer e nella sua filosofia è che c'è un'integrazione tutt'altro che ovvia tra una visione utopica che è centrata sulla società, sui modelli culturali e sul desiderio di contribuire alla loro evoluzione, e un'attenzione tecnica estremamente rigorosa alle fasi dell'intervento, come se la attenzione al dettaglio nella messa in pratica dell'intervento si riuscisse a sposare con un'ottica sociale, politica, culturale che si allarga al di là della singola famiglia e che coinvolge la comunità in cui la famiglia vive. Tanto è vero che questo intervento può essere, come prima si diceva nell'introduzione della dottoressa Napolitano, proposto anche alle comunità, alle scuole. Non è un tipo di intervento che può essere proposto soltanto ai sistemi familiari. E quindi voglio semplicemente concludere questo mio breve intervento con gli auguri per questo nuovo centro che nasce, per questa realtà che nasce e con la soddisfazione, il piacere, la contentezza di questa realtà che si va ad aggiungere alle iniziative che cerchiamo di portare avanti per dare una mano nelle situazioni di difficoltà. Grazie al dottor Cirillo e grazie per aver, come dire, approfondito l'aspetto della ricerca delle cause e delle soluzioni, perché è un tema, ad esempio, che nelle nostre intervisioni, come dire, è un tema caldo che spesso, insomma, ci porta a fare davvero tante riflessioni. Aim Homer, psicoterapeuta, ricercatore, docente di psicologia all'Università di Tel Aviv, autore di numerosi libri, tantissimi articoli tradotti in tantissime lingue. Nel 2011 ha fondato insieme ad Erich Schor la Scuola di Resistenza Non Violenta e insomma i suoi principi del metodo, del modello NVR, quindi quelli che abbiamo anche elencato prima, sono stati introdotti, utilizzati
dall'equipe in Israele, ma in davvero in tantissime parti e paesi del mondo, Stati Uniti, Canada, Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, insomma adesso anche in Italia. Prego. Benvenuto. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Mi sento molto onorato di essere qui all'apertura del centro di Torino di NVR. Ebbene, io vorrei concentrare il mio intervento su una questione pratica. Quali sono, diciamo, i vantaggi principali e le possibilità che il nostro modello offre ai terapisti, ai consulenti, però anche ai genitori, ai docenti, ai direttori di scuola o direttori di istituzione. E io vorrei dire quali sono veramente le cose che credo che noi possiamo fare meglio. E c'è forse un'audacia di dire così, ci sono alcune cose che credo che con il nostro modello siamo in grado di fare meglio di ciò che è fatto in genere, diciamo. Ci sono sempre alcuni terapisti grandi, brillanti, che sono capaci di fare tutte meglio di noi, ma come un approccio ci sono alcuni vantaggi della resistenza non violenta, della nuova autorità, della funzione di ancora. Questi sono i tre concetti principali del nostro modello, che è resistenza non violenta, il siglo NVR, Non-Violent Resistance. Perché? Perché noi abbiamo cominciato il sviluppo del nostro modello con un concetto di come affermare la presenza genitoriale in famiglie in cui i genitori avevano perso la loro influenza, la loro presenza, la loro voce, sia perché si sentivano incapaci, impotenti, deboli, sia per via di processi di escalation che portavano a esplosioni che rendeva i genitori incapaci di compiere il loro ruolo, il loro compito. Allora, nostra idea, forse l'idea centrale nello sviluppo del nostro modello, è stata che si può aiutare quei genitori a aumentare la loro presenza. Che è questa presenza? Presenza è il sentimento che il bambino sperimenta quando i genitori si comportano in un modo che trasmette il messaggio: io sono il tuo papà, io sono la tua mamma, io sono qua e qua rimango io. Tu non puoi cacciarmi via, tu non puoi divorziarti di me, io sono qua e rimango qua. Questo quando i genitori si comportano, si atteggiano in un modo che dimostra questo messaggio, il bambino sente che c'è qualcuno lì, non soltanto una fonte di soldi o di servizi, però una persona responsabile, un altro, con le sue proprie volontà, sentimenti, valori, diritti. E noi diciamo che perché il bambino cresca bene è importantissimo che lui abbia questa persona che è altra, non è soltanto una coda dei suoi desideri, una continuazione delle sue volontà, però una persona per sé e in sé, che è distinta. Allora, questa, diciamo, essere un altro, bisogna di essere un altro. Per creare un dialogo bisogna che ci sia un altro. E la presenza, la manifestazione, la presenza, l'aumento della presenza genitoriale è, diciamo, il traguardo centrale, primo traguardo del nostro metodo. E perché la resistenza non violenta? Perché la resistenza non violenta è l'unica forma di lotta sociale, è una lotta, di lotta sociale, in cui l'attività dei militanti è fatta attraverso la presenza.
perché nella resistenza non violenta non si getta missili, pietre, frecce sull'altro campo, però si mette a se stesso. Io sono qua, io rimango qua. Questo è il metodo di protesto o di lotta o di influenza della resistenza non violenta. In più non è soltanto presenza, però presenza non violenta e che non porta in escalation, non provocatoria. Perché? Non violenta, evidentemente, perché che questo è il fondo morale, etico, di questo metodo nel mondo sociale, okay? Gandhi, Martin Luther King e così via, però anche per ragioni strategiche. Perché se noi non siamo violenti, se noi non utilizziamo la forza brutta, che speranza abbiamo di poter veramente influenzare l'altro campo? Noi abbiamo la speranza di influenzare l'altro campo perché nell'altro campo ci sono anche voci che cominciano a dire: quelli là hanno ragione, noi siamo i barbari. Loro sono non violenti, noi siamo il lato violento. E c'è sempre questa moltiplicità di voci e quanto mai noi siamo capaci di essere non soltanto non violenti, ma anche di non fare escalation, provocazione, attacchi. Okay? Quanto mai facciamo così, più noi creiamo una transizione in parte dell'altro campo, di quelli che sono contro di noi, a quelli che sono voci positive. Loro, quello che fanno, sta bene, quello che noi facciamo non sta bene. Noi crediamo che anche nella mente e l'anima del bambino c'è sempre una molteplicità di voci. È come un partito politico o un parlamento, che ci sono quelli che vogliono andare alle droghe, ci sono quelli che vogliono lasciare la scuola, però ci sono anche voci nella mente, nell'anima del bambino, che credono che questa non è una buona idea, e perciò noi vogliamo che rinforzare queste voci positive. E se i genitori dimostrano una posizione provocatoria, autoritaria, violenta, allora le voci negative nella mente del bambino che cresceranno. Allora, perciò è questa idea della resistenza non violenta. E noi abbiamo veramente studiato tutti i metodi, tutte le tecniche della resistenza non violenta nel campo politico per vedere quali metodi potessero essere adattati alla famiglia, al contesto della famiglia, più tardi al contesto della scuola, più tardi al contesto dell'istituzione, l'asili, così via, collegi e anche alla comunità. E abbiamo fatto così un vero lavoro di adattazione, di traduzione di tutti quei principi, di quel campo a questo campo. Questo è il nostro, nostra prima idea. E le nostre prime ricerche sono state fatte su questa idea della resistenza non violenta. Abbiamo scritto un manuale di come allenare i genitori, aiutare i genitori a sviluppare questa presenza non violenta e che non porta all'escalation, non provocatoria, non attacca. E abbiamo messo questo manuale alla prova, in ricerca, e dimostrato che i risultati erano buoni, una serie di un elenco di criteri di ricerca. Poi il secondo concetto, alcuni anni dopo si è sviluppato, è un processo di 20 anni che sto qui descrivendo, che il secondo concetto è stato il concetto della nuova autorità, perché c'erano molti genitori che ci domandavano: ma questa resistenza non violenta serve anche per prevenire lo sviluppo di violenza, di comportamenti pericolosi, distruttivi, o soltanto per intervenire quando quei comportamenti sono già lì? E questa domanda è una domanda centrale. È vero che la resistenza non violenta non fa nessun senso come prevenzione, però soltanto come intervenzione, come intervento, quando già c'è un problema. C'era un papà che ha fatto questa domanda in un modo che non si può dimenticare. Lui ha detto: ma professor Homer,
Voi avete qui un metodo buono per i bambini con i problemi gravi, diciamo bambini con cancro, ma i nostri figli non hanno il cancro, hanno un raffreddore. Non hai qualcosa anche per il raffreddore? Allora è vero, e questa è una forma di mettere la domanda che non si può dimenticare. Allora io mi sono messo a lavorare su quella questione. Giustamente avevano bisogno di un concetto di autorità. Perché autorità? Perché autorità serve non soltanto per intervenire nelle situazioni già gravi, però anche per prevenire che queste situazioni si sviluppino. Okay? Un genitore o genitori con autorità o docenti con autorità sono in grado anche di ridurre moltissimo, okay, il pericolo, le chance che questa situazione difficile si sviluppa. Diventa più grave, più difficile. E questa analisi della questione dell'autorità ci ha portato alla domanda perché abbiamo abbandonato il nostro concetto, la nostra idea di autorità. Noi avevamo un'idea di autorità e non l'accettiamo più, l'autorità di una volta. Perché i fondamenti di questa autorità di una volta non sono per noi accettabili più. Noi non le vediamo più come fondamenti morali, educazionali, non le vediamo al contrario. Per noi sono fondamenti altamente problematici, perché questa autorità di una volta era basata sulla distanza. La persona con autorità stava come sopra un piedestallo, il bambino lo guardava di basso in alto e a distanza. Ma non vogliamo essere distanti dai nostri figli, ma vogliamo essere vicini ai nostri figli. Questa forma di autorità si basava sul controllo e l'obbedienza, controllo nel senso di determinare le azioni, i pensieri, i sentimenti dei bambini. Noi non vogliamo più e noi non vediamo l'obbedienza come un obiettivo dell'educazione, al contrario, se un processo educativo, okay, sfrutta, porta a bambini obbedienti, noi lo vediamo come fallito, noi vogliamo e bambini che si sviluppano con autonomia, con cooperazione, ma non con obbedienza. E poi questo concetto di autorità era strettamente gerarchico, che il genitore o il docente là sopra, i bambini sotto, il genitore o il docente non doveva rendere conto a nessuno su ciò che lui faceva a casa sua o nella sua classe. Noi non accettiamo ciò più perché abbiamo capito che molti genitori, docenti, altre persone in posizione di autorità hanno abusato terribilmente questa autorità per fini nefasti. Allora, per noi questa forma di autorità non è più accettabile per niente. Per un tempo noi, specialmente noi, come io e Stefano Cirillo, che abbiamo vissuto gli anni 60 più tardi, tutta questa rivoluzione, abbiamo detto che l'autorità non è la soluzione, l'autorità è il problema. E abbiamo avuto questa visione di un'educazione totalmente senza autorità, un'educazione libera, completamente libera. Ebbene, voglio raccorciare il processo e questa idea, questo sogno è fallita. Che bambini che crescono in un ambiente senza limiti e senza obblighi, questa è l'idea che soltanto si deve ispirare in loro la volontà di fare il bene, di svilupparsi, però limiti e obblighi sono cose negative in questa visione dell'educazione libera. I bambini che crescono così crescono male, c'è un'infinitudine di ricerche che dimostrano sono più aggressivi, hanno una soglia di frustrazione molto più bassa, abbandonano molto più che spesso le scuole, anche altre cornice sociale, e quando arrivano all'adolescenza sono più inclini a un'infinitudine di fattori di rischio, droghe, sesso non protetto, cattiva compagnia, delinquenza e così via. Allora, questa idea dell'educazione libera è fallita e noi non abbiamo niente per mettere al posto dell'autorità che noi abbiamo demolito. Allora stiamo in una situazione di un dilemma. Perciò
e ho trovato che fosse necessario riformulare la nostra visione di autorità e creare un concetto che sia buono per noi, per la nostra generazione, con i nostri valori. E in verità io non ho inventato questa visione di autorità, soltanto l'ho caratterizzato. Perché? Perché noi tutti conosciamo alcune persone, avvenne nella nostra memoria, persone che avevano spontaneamente una forma di autorità positiva che non era basata sulla distanza, sul controllo, sulla forza bruta, che non era così gerarchica. Ci sono persone così. Allora io mi sono domandato quali sarebbero le caratteristiche che permettono a queste persone di avere autorità, di suscitare rispetto, che di suscitare una volontà di cooperazione e me perfino di ispirare i bambini a volere e fare cose, sia studiare, sia creare legami sociali. E questa è stata, verificando quali fossero le caratteristiche di questa forma positiva di autorità, e sempre tenendo nell'occhio le tre cose che noi non volevamo: distanza, controllo, obbedienza e gerarchia ripida, siamo arrivati a una formula, una descrizione. Ciò che abbiamo fatto con il concetto della nuova autorità, abbiamo formulato, vanno descritto, vanno caratterizzato qualcosa che era già lì. Perché inventare dal nulla un concetto nuovo tutto nell'educazione credo che sia una pessima idea, perché su questa questione di come creare i figli, di come crescere i figli, si pensano già 20.000 anni. Un'idea nuova in tutta probabilità sarebbe una pessima idea, perciò il fatto che non è un'idea nuova, è soltanto una nuova caratterizzazione, mi consola, che forse c'è qualcosa lì in questa nuova autorità. Allora è un'autorità che è basata sulla presenza invece della distanza, sull'autocontrollo invece del controllo del bambino e sulle fonti, sulle gruppi di supporto e di legittimazione. I genitori non lavorano da soli, o i docenti non lavorano da soli, non sono un io ma sono un noi. Non dicono al bambino: tu farai quello che io dico, controllo, diranno al bambino: io farò quello che io dico e più tardi noi faremo quello che diciamo. Chi è quel noi? Io e papà, io e la nonna, io e zio, io e la sua insegnante. Noi, io e gli altri genitori della tua classe, un noi. Questo noi crea un'appartenenza. I genitori adesso sono anidati nel loro gruppo di appartenenza. E come vedremo, questa appartenenza dei genitori offre anche al bambino la possibilità di appartenere. C'è un'offerta continua di appartenenza anche al bambino. Questo è stato il nostro secondo concetto, e così avevamo già la resistenza non violenta, che era una forma di intervenzione quando le cose già avevano perso perso il controllo, erano già gravi. La nuova autorità, che è una forma di un atteggiamento genitoriale o di insegnanti, chi permette anche una prevenzione, una forma di postarsi. Io sono qui perché sono pronto a dimostrare presenza, perché sono pronto a controllarmi e riempire il mio compito. Questo è anche autocontrollo, questa responsabilità che devo fare, il mio dovere. Questo è autocontrollo. E poi questo supporto, però non sono qui solo. Siamo noi, la scuola tutta, la famiglia, a volte anche gli amici sono parte. Noi creiamo questo noi, questo processo di creare un noi è fondamentale, okay, al nostro metodo. E poi il terzo concetto che abbiamo sviluppato è il concetto della funzione d'ancora. La funzione genitoria d'ancora dei genitori è in verità un elemento dell'attaccamento.
E io credo che sia un'addizione che noi abbiamo fatto alla teoria dell'attaccamento. Nella teoria dell'attaccamento ci sono due funzioni basiche dei genitori che portano a un attaccamento sicuro, che è il porto sicuro, safe haven, e la base di sicurezza, che è anche che è the safe base and secure base and safe haven. Tutta una metafora di un porto, se noi vediamo bene. Allora noi abbiamo aggiunto a questo modello l'ancora. L'ancora è giustamente l'elemento del genitore che stabilizza sia i genitori, perché l'ancora per ancorare il navio, la nave, bisogna ancorarsi, che se non si ferma nel suolo non può ancorare niente. Allora questa idea dell'ancoraggio, questa funzione di ancora, rappresenta l'aspetto della teoria dell'attaccamento nel nostro modello. E perciò io non credo che questo sia un modello che non si riferisca alle cause. Io credo che noi parliamo di cause abbastanza chiare. Escalation, che si sviluppa, è una forma. Le cose cominciano piccole e poi si crea un circolo vizioso, escalation, anzi una causa, possiamo dire una causa prossima e non una causa distante. Okay? Però una causa. E poi noi crediamo che la mancanza di presenza sia una causa. Quando i genitori sono emozionalmente, personalmente assenti, allora si sviluppano problemi. Perché i genitori sono assenti? Perché hanno paura, perché si sentono impotenti, perché si sentono deboli, e perché sentono che non sono in grado di contenere i processi di escalation, che tutto finisce in un crack enorme. Queste sono cause. E con questa idea della funzione dell'ancora, credo che noi andiamo anche un passo più avanti in una causa, diciamo, più profonda, che la mancanza di ancoraggio che il bambino sperimenta nella sua crescita porta a tutta una serie di sviluppi negativi problematici. Allora, che quando i genitori sono in grado di ritrovare il loro proprio ancoraggio, cominciano a rimediare una situazione che avverrà, che era una causa giustamente delle difficoltà del bambino. Ciò che è vero nella caratterizzazione che Stefano ha fatto del modello è che noi non lavoriamo attraverso la ricerca delle cause. Non è così. Noi vediamo le cause in azione nel contesto. E possiamo dire in questa famiglia c'è una mancanza di ancoraggio, in questa famiglia c'è una mancanza di presenza, in questa famiglia c'è un isolamento profondo dei genitori e del bambino, per conseguenza. In questa famiglia c'è una mancanza di autocontrollo dalla parte dei genitori e anche dalla parte del bambino. Questa è una considerazione di cause. Però come si fa per ricercare le cause? Non è che vediamo sempre nella storia, che non andiamo in una ricerca della storia, dei principi della famiglia, per trovare veramente le cause prime. E io credo che non ci siano cause prime. Tutti i problemi cominciano che è del Big Bang. Che la ricerca di cause è sempre una ricerca dove noi decidiamo dove cercheremo le cause. Perciò la nostra decisione è che noi cerchiamo le cause nel contesto che noi osserviamo della famiglia. Allora, adesso arriviamo a quali sono i vantaggi e le possibilità che il nostro modello offre adesso ai professionisti, ai terapisti, ai consulenti. Credo che il primo vantaggio è la possibilità di creare un'alleanza positiva di lavoro, un'alleanza terapeutica positiva con i genitori. Più positive che in genere. Perché? Perché la maggioranza dei nostri modelli, delle nostre teorie, okay,
sono ostili ai genitori. I nostri modelli spiegano come i genitori hanno fallito, hanno causato le patologie dei bambini. Allora, quando noi ci sediamo con genitori, con una mamma o con un paio, mamma e il suo amante, non importa, suo marito, e quando nella nostra mente siamo già sicuri che questi genitori hanno fallito e hanno fatto così, così e così, perciò questa patologia è nata. Credo che questa sia una base pessima per creare un'alleanza terapeutica. E i genitori sentano che è così, che noi pensiamo così, perché tutta la nostra attenzione. Okay? Però, allora, nel nostro modello, io vorrei dire in una forma forse provocatrice, noi scagioniamo i genitori. Noi creiamo che la maggioranza dei genitori sono come Geppetto, vuol dire che le cose che sono andate male con Pinocchio, ma non per via delle cose che Geppetto ha fatto male, ma perché Pinocchio era un bambino molto attivo, forse oggi diceremo ADHD, qualcosa moltissimo curioso, e tutte le tentazioni per lui facevano così, c'erano i tentatori, questi che hanno sfruttato questa posizione. Allora Geppetto è una vittima del processo, precisamente come Pinocchio. Noi crediamo che i genitori ci sono Geppetti, la maggioranza, ma non ci sono anche genitori cattivi, come nel libro di Stefano Cirilla, ma certo che sì, ci sono. Però noi crediamo che anche con questi genitori cattivi c'è una base, un seme possibile di genitorialità che si può vedere, se si può recuperare. Che qual è il tema del libro di Stefano Cirillo, Genitore Capire? La questione della recuperabilità della genitorialità, se si può recuperare o no, ma per recuperare si deve creare un'alleanza con quei genitori. Allora, perfino con quei genitori difficili che hanno fatto queste cose terribili, noi diciamo, noi crediamo che anche da voi, nel principio, che le volontà, i sentimenti sono positivi, che voi avete voluto il meglio possibile per il vostro figlio. Quando è nato, voi avete avuto un sogno, che tutto vada bene, però la vita è complicata. E c'è una catena di avvenimenti tragici che ha portato a delle cose molto difficili, anche a delle reazioni terribili, anche di vostra, per parte vostra. Però non è lo stesso che aver causato il problema. E loro sono trascinati insieme con i loro bambini di questi problemi sociali. Allora, come si, con questo atteggiamento, con questa attitudine, quando noi parliamo così, i genitori aprono gli occhi e dicono: sarebbe possibile, vediamo se sarebbe possibile. Vediamo se sarebbe possibile di recuperare la vostra genitorialità, di recuperare la vostra presenza, di recuperare la vostra funzione di ancora. E allora il nostro modello permette di far così. Abbiamo altri vantaggi anche perché i traguardi, gli obiettivi del nostro trattamento sono molto attrattivi per la maggioranza di quei genitori. Un traguardo come aumentare la presenza e prevenire l'escalation. Sapere più su tutto che si passa con il bambino senza invadere. Che con forza o senza spionare, che senza fare spionaggio del bambino. Questi sono motivi, o aumentare il senso di appartenenza vostro e del bambino. Questi sono i traguardi tipici della resistenza non violenta, del nostro modello. E quei traguardi, questi obiettivi, sono profondamente attrattivi alla stramaggioranza dei genitori. Noi vediamo come, quando noi proponiamo questi obiettivi,
loro diventano più presenti nella seduta terapeutica, aprono gli occhi e dicono: ah, si può fare, credetti che si può fare. E allora noi suscitiamo la speranza. E già al fine della prima o della seconda seduta noi vediamo che è possibile suscitare la speranza perché proponiamo traguardi e anche mezzi per arrivare a questi fini, che sono attrattivi. Per arrivare a proponere, per proporre questi traguardi, è importante per noi sapere quali sono le difficoltà dei genitori. È interessante, nel nostro modello le difficoltà dei genitori stanno al centro dell'attenzione, non meno che le difficoltà e la sofferenza del ragazzo. Noi non vediamo la famiglia come un cerchio, con un centro il bambino, però con un'ellissi, diciamo, con due centri o due focci, i genitori e i bambini. E perciò le sofferenze, lo stress, le difficoltà dei genitori, però anche i loro desideri, i loro sogni, i loro valori sono importantissimi per noi. E già nella prima seduta facciamo domande per sapere dei genitori quando è difficile per voi, quale situazione sono difficili, quando avete preoccupazione che non potete dormire la notte. Per noi, quando i genitori non dormono la notte, questo è un fatto importante per la terapia, sapere perché e aiutarli a dormire la notte, che è importantissimo. I genitori che non dormono la notte non potranno essere buoni genitori nel giorno, che è interessante questo. Okay? Perciò noi cominciamo il nostro processo di tentare di capire ciò che sta accadendo in questa famiglia con le difficoltà dei genitori. A volte i genitori dicono: ma questo non è importante, l'importante è ciò che accade con il nostro figlio, noi siamo qui soltanto per aiutare il nostro figlio. Allora noi diciamo: ma sì, benissimo, e avremo il tempo di capire tutte le difficoltà del vostro figlio e faremo attenzione anche a quelle difficoltà. Però senza sapere quali sono le vostre difficoltà, che sarà molto difficile di aiutarvi a diventare genitori più buoni per voi, per vostro figlio e anche per gli altri figli che voi avete, perché non si tratta soltanto di essere buono per questo figlio, anche per gli altri. Allora così noi cominciamo a suscitare quell'interesse. E poi già nella prima o nella seconda seduta noi vogliamo che i genitori escono dalla terapia sapendo ciò che va a accadere in questo processo terapeutico. Avere in mente una mappa del processo, che noi vogliamo chiarire questo, perché a volte noi nella terapia pensiamo che il cliente deve sapere che ha una terapia, non tutti hanno visto questa serie di televisione che è in terapia, allora come no? Tutti sappiano, non è vero. Non è vero, i genitori non, vengono da noi e che facciamo qui? Loro sono confusi. Allora è importantissimo per suscitare la speranza di chiarire questa questione, di dargli una mappa del processo terapeutico. Allora alla fine della prima o della seconda seduta tutto questo processo dell'apertura crea l'alleanza terapeutica. Ho ancora 5 minuti? Sì, 5 minuti. Allora, questo processo, questa apertura, crea l'alleanza terapeutica. Allora, alla fine sia della prima che della seconda seduta, noi diciamo ai genitori: noi vogliamo che voi, noi crediamo che voi dovete sapere qual è il processo, quali sono le tappe, come facciamo per aumentare la vostra presenza e diminuire l'escalation, diminuire i scontri fra voi e vostro figlio, aumentare la vostra capacità di sapere ciò che sta accadendo, perché se voi sapete, questo è importantissimo, sapete senza fare spionaggio, a sapere apertamente, chiamiamo questo di cura vigile, la cura vigile genitoriale. Questi sono i traguardi, come aumentare il senso di appartenenza vostro e del bambino, creare questa rete di sostegno. Questi sono i traguardi, ma quali sono i mezzi? Qual è il processo? Che faremo qui nelle 10-12 sedute seguenti?
Ebbene, noi vogliamo, le due prossime sedute, noi impareremo con voi quali sono i processi di escalation nella vostra famiglia. Come voi a volte perdete il controllo completamente o come voi cedete a tutta pressione, questa è anche escalation, è quello che Bateson chiamò di complementary escalation, il bambino fa pressione e i genitori cedono, questa è anche escalation, complementary escalation. Ma vogliamo imparare e interrompere quei cerchi viziosi. E noi lo faremo studiando le situazioni in casa vostra, ancora una volta. Queste non sono cause, sono cause, però cause prossime. Noi vogliamo vedere quali sono le cause di questa perdita di controllo. Ok? Escalation. Allora noi studiamo con i genitori quali sono gli elementi di questa escalation. Chi porta i genitori a un sentimento alla fine di paura e di impotenza? Tutti e due. È l'atmosfera della casa. E dopo di queste due prime sedute cominceremo a applicare quei metodi per diminuire la escalation. Noi abbiamo tre motti, diciamo, e tre detti che aiutano i genitori a interrompere questi processi di escalation. Il primo è battere il ferro quando è freddo, il secondo è tu non controlli il bambino, solo te stesso, e il terzo non bisogna vincere, soltanto persistere. Sono i tre principali, diciamo, però non è una, questo non è una conferenza che noi facciamo ai genitori spiegando quei tre principi, no, noi vediamo come loro perdono il controllo. Allora gli esempi di questa perdita di controllo sono quello che ci servono per imparare come applicare questi principi nella loro vita. E noi abbiamo dimostrato nelle nostre ricerche che l'autocontrollo dei genitori aumenta e il grado di escalation, tutti i tipi di escalation, diminuisce. Allora sappiamo che siamo in grado. Dopo di queste due sedute che dedicate all'escalation, noi avremo due sedute in che faremo due compiti paralleli. Formulare un annuncio. L'annuncio è una dichiarazione per scritto, una specie di rituale di transizione, un rito di passaggio. Formulare un annuncio dove voi dicete al vostro figlio, quasi ufficialmente, formalmente, Ciò è quello che abbiamo deciso perché non siamo più pronti a continuare così, con violenza o con questi pericoli, con la sua sparizione di casa, che noi ci opporremo, che resisteremo a queste cose, alla violenza, agli attacchi, alle bestemmie, che al vandalismo, noi ci opporremo, non rimarremo più soli, non manterremo più segretezza, però che vorremmo accettare tutto l'aiuto di chiunque possa aiutarci e lo facciamo perché ti amiamo, perché tu sei nostro figlio e non siamo pronti a rinunciare a te. Questo è l'annuncio. Allora lavoriamo su questo annuncio, è interessantissimo vedere come genitori possono, non possono, tutti i genitori fanno l'annuncio da noi nel nostro centro. Quando ci sono genitori che non sono capaci, non sono in grado di fare l'annuncio, che lo postergano, questo diventa il fuoco della terapia. E abbiamo avuto una supervisione qui a Torino con un paio di genitori che non erano capaci, sempre c'era una ragione per non fare l'annuncio. Allora questo è diventato il centro di questa supervisione. Che facciamo per verificare, per esaminare perché non possono fare l'annuncio? I genitori possono fare l'annuncio. Fare l'annuncio è il primo atto di coraggio. È un atto di coraggio. I genitori, quando hanno fatto l'annuncio, possono dire, Dio mio, io non avrei mai creduto che io sarei capace di fare qualcosa così. Quando fanno qualcosa così, cioè è un,
diciamo, un primo passo di coraggio che ispira altri. E poi in parallelo con la formulazione dell'annuncio, la preparazione per la consegna dell'annuncio, 2 minuti, noi aiuteremo a voi, noi parleremo sulla creazione di una rete di sostegno, perché voi non andate, non è buona idea lavorare da soli. Genitori da soli non fanno bene queste cose, c'è più escalation, c'è più impotenza, siete impossibili. Bisogna avere più appartenenza. Allora nel nostro metodo abbiamo tutto un elenco di argomenti come convincere il genitore a radunare un gruppo di sostegno, come convincere che questa è una buona idea, come rispondere alle obiezioni, hanno molte obiezioni tipici, come rispondere all'obiezione, no, io non voglio, voglio mantenere tutto segreto, la mia segreta, perché è una pessima idea. O quando dicono non abbiamo sostenitore, siamo soli, anche che come si risponde, come si crea, come... E dopo queste due cose, la consegna dell'annuncio, c'è un incontro con i supporters, con i sostenitori, una volta, vengono una volta, è la seduta la più importante di tutta la terapia. E dopo questi due compiti, che diciamo le ultime 5-6 sedute della terapia, se parliamo di una terapia di 12, può essere più lunga, anche 15, che non è diventato, anche, non c'è nessun divieto, di, però 12, nelle nostre ricerche 12. E le ultime 6 seanze sono dedicate a atti di resistenza. I genitori cercano qual sarà il nostro compito per la prossima settimana, noi prepariamo i genitori a farlo e aiutiamo e prepariamo i genitori a avere il supporto di che hanno bisogno per fare questo atto di audacia, di coraggio, terribile al principio, e dopo di farlo noi analizziamo questi atti con i genitori, ogni volta c'è un piccolo progresso. Hanno fatto così, non hanno fatto bene questa parte, bene, possiamo correggere per la prossima volta, che i passi sono modesti, però c'è un'accumulazione. E quando abbiamo finito di presentare il processo terapeutico, chiediamo, domandiamo ai genitori se hanno domande, e questo è il fine del processo di apertura. Abbiamo creato questa alleanza terapeutica e funziona, sì, funziona. E il percentuale di abbandono di genitori nel nostro metodo è il più basso di tutta la letteratura di ricerca, molto più basso, è fra 5% e 22%, 22% con adolescenti delinquenti. Tutti gli altri metodi con lavoro con genitori di adolescenti delinquenti hanno un percentuale di abbandono di 50-60%. Noi siamo al 20%, allora una differenza enorme. Perché? A causa dell'alleanza terapeutica. Allora, questi sono alcuni dei vantaggi, ci sono altri. Bene. Allora, grazie mille. Io auguro molto successo al vostro centro di Torino. Grazie tanto. Momento. Io sono sordo, momento. Grazie, perché insomma, come sempre in modo efficace, riuscite a raccontarci davvero nel dettaglio in cosa consiste questo modello NVR, anche utilizzando insomma metafore, facendo riferimento, no? Questa di Pinocchio per me oggi è la prima volta, mi è piaciuta tantissimo, Geppetto. Adesso invece c'è il dottor Piacentini, psichiatra e psicoterapeuta, per 30 anni è stato responsabile di un centro psicosociale nella provincia di Bergamo e insieme a Daniela Leveni è stato curatore dell'edizione italiana delle opere di Homer. Ciao Daniele. Ciao a tutti, grazie. Grazie a voi per l'invito, che mi rende anche orgoglioso, perché lo ritengo un po' anche un obiettivo che mi ero posto personalmente dopo aver conosciuto AIM,
e aver sperimentato le sue, i suoi insegnamenti, diciamo così. Io ho conosciuto Haim nel 2015, quando ha fatto un seminario nella città dove vivo, a Bergamo. All'epoca avevo mio figlio aveva 14 anni, quindi nel pieno dell'adolescenza, quindi il mio interesse è stato da una parte professionale, ma anche poi ascoltare Haim mi ha dato degli spunti e delle indicazioni su come affrontare delle problematiche che io sperimentavo come genitore insieme a mia moglie. Quindi, diciamo così, ho avuto questo doppio interesse. Un interesse anche motivato dal fatto che nella mia esperienza professionale ho sempre cercato di introdurre nei servizi dove lavoravo anche delle tecniche basate sull'evidenza che potessero essere anche applicabili nella pratica routinariamente, quindi senza necessità di investimenti tecnologici oppure di tempi incompatibili con la maggior parte delle risorse, delle cose. E appunto, da prima ascoltando Haim, poi cominciando a leggere le sue opere, poi facendo un corso di formazione specifico con la sua collaboratrice Irit Shapir, ho assunto un po', diciamo così, questo obiettivo di diffondere anche in Italia questa metodologia, perché nel momento in cui ho conosciuto Haim, quindi nel 2015, Haim era già un'autorità internazionale con svariati centri sparsi in tutto il mondo, tantissime applicazioni, tantissime, come è stato accennato, anche articoli scientifici validati sull'efficacia dell'intervento in molteplici tipi di applicazioni. E quindi, diciamo così, ho pensato, diciamo così, di concentrarmi anche appunto sulla pubblicazione delle sue opere principali in italiano, proprio per cercare di rendere più fruibile anche in Italia questa metodologia ai terapeuti italiani, che potessero appunto avere a disposizione del materiale nella nostra lingua. Allora, io vorrei puntualizzare gli aspetti, approfondire un pochettino gli argomenti che sono stati posti da Haim, cercando di focalizzarci su quelli che sono appunto i vantaggi e perché appunto la NVR ha avuto un successo così grande nel mondo e dal punto di vista internazionale. I segreti sono diversi, abbiamo detto. Intanto offre una risposta efficace e concreta a una quantità di tentazioni, pericoli, influenze che minacciano la situazione dei nostri figli più che in qualsiasi altro periodo della storia. Come diceva giustamente Haim, la NVR è nata, diciamo così, per rispondere a situazioni di gravità anche estrema, ma in realtà poi le sue applicazioni, come vedremo anche dopo, sono anche su una serie di problematiche che sono presenti nella maggior parte delle famiglie che hanno dei bambini o degli adolescenti presenti. Un'altra motivazione è che mostra ai genitori e agli insegnanti che sono stati indeboliti dai cambiamenti sociali come riguadagnare il proprio posto, la propria voce, la propria influenza. Come diceva Haim, uno degli aspetti, diciamo così, del suo intervento caratterizzanti sono quelli di aver in un qualche modo codificato gli elementi caratteristici di questa nuova autorità che appunto permette ai genitori e agli insegnanti di riguadagnare il proprio posto, la propria voce, la propria influenza in un modo legittimo. Un altro aspetto, quello che accennavo prima, è un approccio che ha una solida base di prove di efficacia, in quanto gli studi che ne attestano l'efficacia sono diversi e pubblicati su tutte le principali riviste internazionali. Un altro aspetto del successo della NVR, che è stato accennato anche in precedenza, è che offre questa risposta concreta ed efficace
non solo a problematiche presenti nell'ambito familiare, ma anche in ambito scolastico e in ambito sociale. In ambito familiare è stato accennato i comportamenti violenti, comportamenti a rischio, quelli che vengono definiti bambini tiranni, dei disturbi d'ansia che affliggono i bambini e gli adolescenti, oppure problematiche diffusissime, penso in tutte le famiglie, la tendenza all'abuso degli schermi, fino ad arrivare alla dipendenza dei giovani adulti che rimangono appunto dipendenti in modo disfunzionale presso i genitori anche una volta diventati adulti. Ma dicevamo anche, ad esempio, affronta problematiche diffusissime nell'ambito scolastico, come il bullismo, gli atti vandalici, il rifiuto e l'abbandono precoce scolastico, e in ambito sociale anche qui sono presenti e sono descritte nelle varie applicazioni, le applicazioni della NVR, della resistenza non violenta, in contesti sociali difficili, tipo quartieri difficili, caratterizzati da alti livelli di delinquenza, eccetera, eccetera, fino appunto, come si diceva, al problema degli adulti, dei giovani adulti dipendenti, una problematica sempre più ampia a livello sociale di cui si discute, quella dei NEET, cioè dei giovani che non sono più né in formazione, che hanno abbandonato sia le attività formative che quelle di formazione che il lavoro. Altri aspetti positivi che sono in parte stati accennati: gli interventi NVR si sviluppano in un arco temporale limitato di alcune settimane o mesi. AIM appunto accennava, diciamo così, che un protocollo tipico si sviluppa su circa una dozzina di sedute. Inoltre, fin dall'inizio, anche questo l'ha accennato AIM, offre degli strumenti efficaci per iniziare a modificare la situazione problematica, quindi fin dai primi incontri si passa in un qualche modo all'azione. E come ha detto AIM, i tassi di abbandono della terapia sono molto inferiori rispetto ad altri tipi di intervento. AIM qui non ve l'ha data, però appunto io qui avevo preparato questa diapositiva in cui appunto ci sono numerosissimi studi pubblicati sulle varie riviste scientifiche che attestano l'efficacia nelle varie applicazioni. Sul sito curato da AIM stesso, praticamente aimr-nvr.com, è possibile trovare un elenco completo di tutta la bibliografia, sia in termini di libri che di articoli scientifici che sono stati pubblicati. Di molti sono presenti anche gli estratti, e che quindi chi è interessato appunto a questi aspetti di efficacia e di studi di efficacia può andare a recuperare e a leggere. Si trovano appunto articoli sia sui problemi esternalizzanti, quindi bambini tiranni, comportamenti violenti o comportamenti a rischio, articoli sull'efficacia nei disturbi d'ansia di bambini e adolescenti, articoli sull'efficacia del parent training, appunto del coinvolgimento dei genitori sui giovani adulti gravemente dipendenti, articoli ad esempio, tanto per enumerare quanto sono ampie le possibili applicazioni, sull'efficacia dell'intervento sui genitori nel migliorare l'aderenza ai trattamenti negli adolescenti affetti da diabete di tipo 1, articoli sull'efficacia nel ridurre i comportamenti a rischio come la guida pericolosa nei giovani neopatentati. Nella DHD è stato accennato un articolo recentissimo del 2021 sull'applicazione della resistenza non violenta nei bambini con affetti da ADHD, uno studio di esito controllato. Un altro vantaggio, appunto, non solo la traduzione in italiano, diciamo così, delle opere di Omer, ma diverse di queste opere sono dei veri e propri manuali, alcuni per terapeuti,
alcuni più indirizzati al, diciamo così, ai fruitori, quindi ai genitori e agli insegnanti. I due principali volumi pubblicati sui problemi esternalizzanti e sulle applicazioni nella scuola sono La Nuova Autorità, a cui il dottor Cirillo accennava, ha curato la prefazione, e l'ultimo pubblicato l'anno scorso, intitolato proprio La Resistenza Non Violenta, che è un vero e proprio manuale, contiene per esempio anche il materiale da consegnare ai genitori dopo aver affrontato i vari argomenti. Nei disturbi d'ansia c'è un vero e proprio manuale scritto dal dottor Omerko, dottor Libovitz, che si è occupato in modo particolare di questo, dell'applicazione della NVR, della resistenza non violenta ai trattamenti dei disturbi d'ansia dei bambini e adolescenti, edito dalla Erickson, che descrive seduta per seduta praticamente i vari contenuti da affrontare. Un altro manuale che praticamente descrive seduta per seduta come condurre un intervento NVR è quello sempre ad opera del professor Omer insieme al professor Dulberger, che invece ha approfondito l'applicazione della NVR, in particolare con l'applicazione nei giovani adulti con dipendenza radicata e con pretese disfunzionali all'interno della famiglia. E diciamo così, questo corpo di manuali favorisce anche, diciamo così, l'aderenza al trattamento così come pensato, diciamo così, dagli ideatori. Infine, sono disponibili ormai due manuali che ho definito per utenti, diciamo così, uno appunto intitolato Genitori coraggiosi e l'altro Insegnanti coraggiosi, che rappresentano e in un qualche modo contengono tutto il materiale e le spiegazioni per quelli che poi in un qualche modo fruiscono poi di un intervento terapeutico vero e proprio. Quindi, per concludere, vediamo rapidamente quali sono le indicazioni elettive per questo intervento in EVR. Innanzitutto, quando i genitori vogliono cambiare, ma il bambino non collabora, si accennavano prima sia Cirillo che il professor Omer, che una delle grosse problematiche è che bambini e adolescenti spesso non hanno la motivazione al cambiamento. Coloro che sono veramente motivati, diciamo così, a cambiare e che sono consapevoli del problema e dei rischi sono i genitori. E quindi queste situazioni in cui sono i genitori che vogliono cambiare ma non c'è la collaborazione del bambino, queste rappresentano delle situazioni tipiche per la scelta di un programma di NVR, applicato a che cosa? Ai problemi sia di interiorizzazione, come vedevamo prima, disturbi d'ansia, autismo ad alto funzionamento, disturbo evitante e restrittivo nell'assunzione del cibo. In questi casi il programma SPACE, appunto descritto in uno dei volumi, rappresenta probabilmente l'opzione migliore. Lo stesso vale quando i genitori si confrontano con un giovane adulto con dipendenza radicata, in cui il modello NVR è una delle opzioni principali, anche perché è l'unico approccio con un programma di trattamento dettagliato per questa condizione, il manuale di cui vi accennavo prima, così come di lavori che ne attestano l'efficacia sul campo. Sempre indicazioni elettive, ovviamente, quando il bambino accetta una terapia ma il problema non migliora. Questo appunto può essere il caso in cui il bambino accetta di andare in una terapia ma il problema non migliora. Questo è il caso, ad esempio, di una coppia di genitori che proprio ieri ci ha scritto dicendo che il figlio sta seguendo da mesi un percorso terapeutico, ma non se ne vede, diciamo così, un esito, alcun esito positivo.
ma anche quando è un'indicazione elettiva, anche quando i genitori sono difficili da coinvolgere, come accennava prima il professor Omeri, i tassi di dropout degli interventi NVR sono tra i più bassi della letteratura. Sempre proseguendo con le indicazioni elettive, quando c'è un serio rischio di escalation, perché, come ha puntualizzato il professor Omer, una delle caratteristiche degli principali degli interventi NVR è proprio nella prevenzione e quindi nel ridurre i rischi di escalation, nel coinvolgimento anche dei sostenitori, nel prevenire situazioni potenzialmente esplosive. Altra indicazione tipica quando i genitori si avvicinano alla terapia perché si sentono attaccati e vittime, perché come nelle situazioni in cui c'è violenza sia nei confronti dei genitori che ad esempio nei confronti dei fratelli. In questi casi il motivo per raccomandare la NVR è innanzitutto la protezione sia dei genitori che dei fratelli associata alla resistenza non violenta, in quanto la NVR è stata sviluppata proprio per fornire protezione e resistenza a coloro che ne hanno bisogno. Infine, per terminare, un po' come dicevo all'inizio, perché siamo, diciamo così, qui e sono orgoglioso di questa inaugurazione che i colleghi di Torino hanno portato a compimento, perché nel mondo centri per la consultazione e la formazione nel VR e nella nuova autorità sono presenti in tantissimi paesi, sia europei, Germania, Svizzera, Austria, Inghilterra, Olanda, Belgio, Francia, Svezia, Danimarca, ma anche negli Stati Uniti, in Canada, oltre naturalmente ad Israele, e sono tantissime le scuole di ogni ordine e grado in molti paesi del mondo che applicano con successo le metodologie della resistenza non violenta della nuova autorità. Tanto per farvi un esempio su quello che io spero prima o poi sarà replicabile anche in Italia, tramite AIM sono stato invitato a tenere un corso di formazione in Svizzera, nel cantone dei Grigioni, a 200 insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado del cantone dei Grigioni. Quindi, tanto per darvi l'idea di quanto questa metodologia è conosciuta e quanto viene, diciamo così, viene spinta la sua diffusione. Spero che questa apertura di questo centro a Torino sia il preludio, diciamo così, anche in Italia di un'applicazione sempre più estesa e sempre più conosciuta. Io vi ringrazio ancora, se c'è qualche domanda rimango disponibile. Grazie a Daniele Piacentini.